10 morti e 50 feriti è il bilancio dell'esplosione avvenuta in una o due stazioni della metropolitana di San Pietroburgo, secondo quanto riferito da Russia Today. 7 stazioni della metro sono state chiuse. Almeno una delle esplosioni avvenute oggi nella metropolitana di San Pietroburgo sarebbe stata provocata da un ordigno esplosivo nascosto in uno dei vagoni. Ci sono notizie contrastanti riguardo al numero delle esplosioni. L'agenzia TASS infatti parla di una sola esplosione, mentre l'agenzia RIA Novosti parla di 2 esplosioni. La verità sulla morte di Giulio Regeni oggi è più vicina, ma ancora non c'è. È passato oltre un anno dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni al Cairo. 14 mesi surreali, dicono i genitori Claudio e Paola in una conferenza stampa al Senato, e pieni di dolore che ci hanno obbligato a non abbassare mai la guardia, e nei quali dall'Egitto non sono ancora arrivate risposte soddisfacenti per l'individuazione degli assassini del giovane ricercatore. Noi abbiamo mollato tutto, lasciato tutto quello che uno poteva fare, al massimo qualche volta, proprio per non andiamo anche al cinema, perché abbiamo anche bisogno di qualche risorsa, di qualche momento di relax. Noi seguiamo tutto, ogni momento, ogni minuto. Con Alessandra ci sentiamo anche 2 ore al giorno al telefono. Se l'Italia, l'Europa non vorrà veramente la verità, torno a dire, guarderemo i giovani negli occhi? Potremo farlo? Cosa gli racconteremo dei valori fondanti proprio dell'Europa? Indizi, prove, circostanze, documenti e rilevazioni ci dicono che nell'omicidio di Giulio Regeni sono coinvolti segmenti importanti dell'apparato statutale egiziano, uomini con responsabilità di alto livello, esponenti autorevoli dei servizi di intelligence, nomi e cognomi ormai individuati. È stato un omicidio di Stato, ma manca il quadro d'insieme, afferma il senatore Luigi Manconi, che poi ricorda come questo sia compito delle autorità politiche e giuridiche egiziane, ma manca la volontà da parte di quel regime. La famiglia, per conto legale, ha già chiesto a dicembre i fascicoli di Giulio e i video della telecamera a circuito chiuso delle metropolitane, ma ad oggi la situazione non si è sbloccata, spiega Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Pare che non vogliono consegnare quei video. Tutti insieme per Giulio, tanti hanno detto tutti insieme per Giulio, e si sono levati proprio discorsi anche ufficiali. Con noi la richiesta di verità per Giulio. Comprendiamo che non è solo per lui, perché noi sappiamo che portare avanti il discorso di Giulio è portare avanti il discorso di tante persone, e in questo caso tanti egiziani, quei 3 e 4 che spariscono ogni giorno, e che ci hanno fatto capire, se ben vi ricordate, che Giulio non è un caso isolato. Infine, un appello a Papa Francesco, che il 28 e 29 aprile andrà in Egitto per una visita storica. Siamo sicuri, proprio perché lo abbiamo incontrato, che una volta là non potrà non ricordarsi di Giulio e unirsi alla nostra richiesta di verità necessaria per avere pace. Al via la seconda fase del congresso del Partito Democratico dopo la vittoria di Renzi nei circoli. Si chiude però tra le polemiche la prima fase, quella dedicata agli iscritti. Secondo i dati raccolti dall'organizzazione del partito relativi a 4.000 circoli, la mozione di Matteo Renzi ha ottenuto il 68,22%, quella di Andrea Orlando il 25,42%, mentre Michele Emiliano ha raccolto il 6,36%, per una somma totale di voti validi pari a 207.043. 68%, numeri impressionanti, viva la democrazia, adesso al lavoro tutti insieme, scrive su Twitter Matteo Renzi. Per Matteo Richetti, portavoce del coordinamento nazionale della mozione Renzi, l'ex premier ha radunato chi non tollera il fuoco amico e invita all'unità, sottolineando che la nostra gente si è stretta attorno a quello che sentono come il proprio segretario. Cifre contestate invece dalla mozione Orlando, i dati diffusi dall'organizzazione del Partito Democratico non sono convincenti, rilevano fonti della mozione. Sulla base dei dati ufficiosi in possesso del Comitato del Ministro della Giustizia, l'affluenza ai congressi sarebbe stata intorno ai 200.000 votanti. Orlando si dice soddisfatto del suo risultato, la partita è aperta, se venissi eletto segretario non farei il candidato premier, aggiunge poi. Sempre sul fronte di Orlando, Gianni Cuperlo si dice convinto che ora comincia un altro film dal finale tutt'altro che scontato, e chiama in aiuto Movimento Democratico Progressista nei gazebo.
Credo che Bersani darà una mano a unire il centro-sinistra, dice Cuperlo. A tanti amici e compagni orfani di un partito diverso io dico venite a votare il 30 aprile e aiutateci ad ancorare il PD alla sua natura e missione, che non è dividere il campo della sinistra ma ricucire quello che Renzi ha strappato. A gettare benzina sul fuoco è poi la nuova azione disciplinare a carico del governatore della Puglia Michele Emiliano da parte della Procura Generale della Corte di Cassazione, che contesta all'ex pubblico ministero in aspettativa la candidatura alle primarie del Partito Democratico per la carica di segretario nazionale attualmente in corso. La sfida riguarda direttamente l'azione del nostro governo, che si tradurrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane attraverso le decisioni che il governo assumerà, il cui obiettivo è molto semplicemente quello di tenere i conti a posto e contemporaneamente accompagnare la crescita che è finalmente in atto anche in Italia. Così il premier Paolo Gentiloni al B7 Business Summit di Confindustria, facendo riferimento a DEF e manovrina. Accompagnarla, accudirla in qualche modo, consentire che abbia un ritmo più accelerato e che non ci siano effetti depressivi dalle decisioni che vengono prese. Al G7 di Taormina, ha evidenziato il Premier, si dovrà anche prendere posizione di fronte a scelte di fondo che non tollerano ambiguità. Bisogna rinnovare la fiducia nei confronti dell'economia e delle società aperte su cui abbiamo costruito decenni di benessere. Dobbiamo avere fiducia. E soprattutto dobbiamo rafforzare il consenso all'interno delle nostre società su alcuni punti fermi fondamentali. Anzitutto ribadire la centralità della libertà economica. Senza libertà economica non c'è alcuna possibilità di crescita e di sviluppo. Scommettere ancora sul libero mercato, il più grande motore di prosperità della storia. Libero mercato e libertà di commercio. Il libero scambio non è un gioco a somma zero, ma deve avere un effetto win-win per i consumatori e per i lavoratori. E allo stesso tempo deve porsi obiettivi molto ambiziosi nel tempo che viviamo, forse più ambiziosi di quelli ai quali pensavamo alcuni anni fa, quando molti di questi negoziati sono partiti. Obiettivi ambiziosi per quanto riguarda i diritti sociali, le norme di tutela ambientale, la sicurezza alimentare. Quanto al quadro macroeconomico, sono passati quasi 10 anni dalla peggiore recessione del dopoguerra. Vediamo segnali di riprese incoraggianti, ma non ancora sufficienti. Come la bassa crescita, tassi di disoccupazione più alti di quelli che siamo disposti a tollerare e in generale quasi in tutti i nostri paesi la diffusione di una percezione nuova di diseguaglianze che in molte società vengono considerate inaccettabili. Il dato forse più rilevante dell'attuale crisi è una crisi di fiducia che attraversa le nostre società, ha poi concluso il Premier. Il tema centrale del G7 a presidenza italiana sarà costruire le basi di una fiducia rinnovata. Con un'azione che si sostiene su 3 pilastri, la tutela dei cittadini dai rischi, l'impegno a favore della sostenibilità economica, ambientale e sociale per ridurre le disuguaglianze e uno sforzo globale per sostenere l'innovazione e il lavoro nell'era della nuova rivoluzione della produzione. Emozione per il capo dello Stato Sergio Mattarella durante la visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Portici. La Fondazione Ferrovie dello Stato, dalla quale dipende il museo, ha allestito una mostra fotografica con immagini inedite in bianco e nero provenienti dagli archivi delle Ferrovie dello Stato, nelle quali compare Bernardo Mattarella, padre del capo dello Stato, che fu per 2 volte ministro dei trasporti e sottosegretario di Stato. Il presidente ha riferito ai giornalisti, il direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Cantamessa, ha riconosciuto anche dei funzionari che aveva conosciuto da bambino. Il restauro architettonico del museo ha interessato sia le componenti architettoniche 800esche dei padiglioni che gli ampi spazi che affacciano sul Golfo di Napoli. L'investimento complessivo degli interventi è di circa 15 milioni di euro. Il museo, nel 2016, è stato uno dei più visitati dell'area metropolitana di Napoli, 65.000 turisti, il 63% in più rispetto all'anno precedente.
Una confisca di beni per un valore di oltre 1 milione di euro è stata eseguita dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di un 59enne appartenente alla nota famiglia Casa Monica, residente nella capitale. Il provvedimento segue di pochi mesi il decreto di sequestro dei beni anticipato a conclusione di indagini patrimoniali svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Indagini che hanno consentito di rilevare come l'uomo disponesse di beni del valore del tutto sproporzionato rispetto al reddito percepito e dichiarato da sé e dalle persone rientranti nel suo nucleo familiare, tanto da far ritenere che tali risorse economiche costituiscano provento o reimpiego di attività delittuose. Il provvedimento di prevenzione era stato avviato sulla base dell'accertata pericolosità dell'uomo, considerato soggetto socialmente pericoloso, poiché dedito ad attività illecite di varia natura, con interessi principali che si sviluppano nel campo della truffa e dell'estorsione. La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nel valutare la sua perdurante pericolosità sociale, ha recepito la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, basata sulla mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni nella disponibilità e la manifesta sproporzione tra il patrimonio accumulato da lui e dal proprio nucleo familiare negli ultimi 20 anni rispetto al reddito dichiarato al fisco. La confisca è stata adottata sui beni già oggetto del sequestro anticipato avvenuto lo scorso settembre e riguarda una villa e due terreni ubicati a Nettuno, un terreno in zona Ponte Galeria, un locale destinato ad uso commerciale a Tor Vergata, due imprese individuali con sede legale a Roma e quattro autovetture per un valore complessivo stimato di oltre 1 milione di euro.